High Tech. È considerato uno dei più interessanti esempi di edilizia sostenibile al mondo. È il New Office, un complesso per uffici che si trova nel cuore di Monaco di Baviera. Consente un risparmio energetico sino al 90% rispetto agli edifici tradizionali. Materiali ecocompatibili, sistemi efficienti di riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e illuminazione sono le chiavi del progetto di questa costruzione intelligente. Il cantiere si è concluso a novembre. Andiamo a vedere come si è arrivati a questo risultato, partendo dai muri del complesso edilizio. I muri esterni sono spessi, quindi durante l'estate non c'è bisogno di raffreddare l'ambiente e in inverno di riscaldarlo a lungo, riducendo così i costi energetici. Abbiamo lavorato molto su simulazioni, studiando le relazioni fra i muri e le finestre, perché volevamo che la produzione energetica non penalizzasse la luminosità dell'edificio. Sono molti i dettagli che abbiamo dovuto prendere in considerazione all'interno del vasto tema della sostenibilità. Negli ultimi anni gli architetti si sono uniformati facendo sorgere uffici con facciate dalle ampie vetrate. Il New Office va contro questo trend. Le sue finestre sono di dimensioni più piccole, non con doppi ma addirittura tripli vetri per garantire l'isolamento termico. Sulla parte esposta a sud sono presenti inoltre dei vetri elettrocromici che consentono di gestire la luce solare a seconda delle esigenze. Una delle caratteristiche più importanti per l'efficienza energetica dell'edificio è l'innovativo sistema di riscaldamento. I tubi che si trovano nel controsoffitto termoattivo ci consentono di regolare la temperatura dell'intera muratura dello stabile, garantendo calore o frescura nelle stanze in maniera consistente. La rete di riscaldamento e raffreddamento è connessa a un complesso sistema di teleriscaldamento che utilizza l'acqua per raffreddare gli ambienti in estate. I potenti impianti fotovoltaici contribuiscono a generare l'energia di cui necessita la struttura. Il cantiere è nato dalla collaborazione fra il progetto di ricerca europeo Direction e il Fraunhofer Institute for Building Physics, con l'obiettivo di realizzare edifici intelligenti che diventino dei modelli per quelli futuri. Poiché l'edificio è stato completato ed ora è in funzione, è possibile misurare i consumi energetici e quindi calcolare l'efficienza energetica del complesso. Dei sensori misurano temperatura e umidità dell'aria dentro e fuori. I dati servono quindi a regolare la climatizzazione dell'ambiente interno. Ci aspettiamo un consumo energetico annuale pari a circa 30 kWh al metro quadro. Normalmente i nuovi complessi per uffici che non ambiscono al risparmio energetico consumano tra i 100 e i 150 kWh al metro quadro all'anno. Il complesso è dotato anche di uno spazio per bambini e di un centro fitness. Il cortile interno garantisce un'area verde, ma assolve anche alla funzione di offrire una ventilazione naturale alla struttura. Il 90% degli spazi sono stati affittati prima della fine dei lavori. Tutto ciò non stupisce, visti i rincari dell'energia a livello locale di oltre il 50% negli ultimi 10 anni.